Allora Simo, chiudiamo questa fantastica stagione con un sorriso grande così, volevamo salire sul podio, ci siamo riusciti, è stata una battaglia, ma questo bronzo ce lo meritiamo. No, era... Ieri ho detto a qualcuno dei miei compagni, è la prima partita che mi sentivo impotente. Abbiamo giocato contro la squadra più forte al mondo e abbiamo provato a combattere, abbiamo provato a metterci sotto, ma non ci siamo riusciti, forse anche per un po' di merito nostro. E oggi dovevamo concludere questa stagione con una vittoria, perché ce lo meritavamo dopo tutto l'anno che abbiamo faticato per raggiungere i nostri obiettivi in Italia, e ce l'abbiamo fatta. E quindi questo bronzo è, per noi è come se fosse un oro. Devo ringraziare tutta la squadra, perché l'ho ripetuto tante volte, siamo un gruppo bellissimo, abbiamo costruito qualcosa di importantissimo e di bello. E oggi si è conclusa la nostra stagione fantastica, che porterò sempre nel mio cuore e dentro di me. Senti, ecco, te la volevo fare io, che cosa ti lascia dentro questa grande stagione a Perugia? Ma io ho detto che queste emozioni purtroppo non le possono capire tutti, le persone che non fanno sport. Sono emozioni indescrivibili, sono emozioni che non avevo mai provato forse fino ad ora. E vincere così, soffrendo così tutto l'anno, perché alla fine abbiamo sofferto, abbiamo giocato, oggi forse era la 60esima partita, 59esima, le ginocchia, le spalle, la schiena, hanno sofferto con noi, con la nostra testa, però la nostra bravura è stata sempre essere concentrati, sempre avere il focus su quello che dovevamo fare. E quindi non posso far altro che portarmi queste emozioni, ripeto, questo ricordo che sarà indelebile dentro il mio cuore e la mia testa. Grazie Simo. Grazie a voi.